Si è svolto presso il Cineteatro Edoardo De Filippo di Agropoli lo spettacolo musicale e di danza Acqua per la Vita, organizzato dai Lions Club di Agropoli, presieduto da Domenico Iacomino. Vorrei ringraziare il Comune, la persona del Sindaco, che ci ha dato la possibilità di veramente di soffrire di questo teatro, che è una cosa eccezionale. Particolarmente l'assessore Crispino, che ci è stato molto vicino, devo dire, per la realizzazione di questo di questa serata. E poi tutti quelli che sono venuti, e le autorità leonistiche che stanno tutte quante qui, un grazie veramente di cuore. Speriamo, io dico solo una cosa, speriamo che di questi eventi ne possono farsene tanti, proprio per dare poi la possibilità di evidenziare quelle che sono le nostre caratteristiche, l'umanità verso gli altri. L'obiettivo della serata è raccogliere fondi a favore dell'associazione Onlus Lions Acqua per la Vita e dunque di contribuire alla costruzione di pozzi d'acqua, impianti di irrigazione, acquedotti e ogni altro impianto similare in qualsiasi paese africano, nonché di devolvere parte del ricavato ai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Agropoli e del Cilento. Presente alla manifestazione il governatore del distretto Lions 108 YA, che comprende le regioni della Campania, Calabria e Basilicata, Totò Fuscaldo. Acqua per la vita, io ho detto acqua e vita, e noi Lions da diverso tempo ci dedichiamo a queste opere di solidarietà umana, soprattutto per coloro i quali appunto soffrono la sete. Io sono solito dire che c'è stata la guerra per il petrolio, mi auguro che non ci sia la guerra per l'acqua. Il consigliere nazionale del Comitato Acqua per la Vita, la professoressa Anna Maria Veneziano Bisogno. Questa serata è diventata bella, non vorrei dire per me o per Mimmo, assolutamente esprime il meglio dei Lions. Certo, essere Lions non è una cosa facile, bisogna essere moderati, bisogna avere un'etica radicata. Non un'etica dell'ultimo momento, perché l'etica è una parola magica, però non tutti la possono praticare perché non la sentono. Molti Lions sono bravissimi, si danno da fare tanto, però c'è questo: ogni tanto, siccome le associazioni sono lo specchio della società, può succedere che ci sia una diminuzione, che ci sia qualche altra cosa. E noi dobbiamo essere moderati, cioè il nostro esempio deve essere quello delle persone moderate. La serata ha visto la partecipazione dell'orchestra del liceo musicale coreutico Alfano I, diretta dal professor Giovanni Dauria, del soprano Tiziana Galdieri, accompagnata dal quartetto d'archi Ars Musica e della scuola di ballo Danzarte di Salerno, diretta dalla dottoressa Roberta D'Amato.